Continuiamo a parlare di ricerca perché domani si svolgerà un po' in tutta Europa la notte dei ricercatori, l'iniziativa per far incontrare i cittadini con coloro che lavorano nei laboratori tutti i giorni. Dunque potranno partecipare tutti, sentiamo come nel servizio. Anche quest'anno scienze e società potranno incontrarsi e confrontarsi direttamente grazie a Meet Me Tonight, ovvero la notte dei ricercatori, l'iniziativa promossa dalla Commissione europea che si svolgerà il 27 settembre in diversi paesi. Oltre 40 le città italiane coinvolte, di cui 9 in Lombardia. Ricco il calendario degli appuntamenti finalizzati alla diffusione della cultura scientifica e alla conoscenza del lavoro dei ricercatori, attraverso incontri ma anche momenti ludici di spettacolo su diversi temi riguardanti la scienza, la medicina, l'arte, l'ambiente e l'alimentazione. A Milano la maggior parte degli eventi saranno concentrati presso i Giardini Montanelli di Via Palestro e il Museo della Scienza e della Tecnologia. Ma per saperne di più sull'intera manifestazione si può consultare il sito www.meetmetonight.it. Ricerca e innovazione possono essere il vero motore per rilanciare l'economia e le imprese, ha detto l'assessore alla ricerca della Regione Lombardia, Mario Melazzini. Nulla nasce se non si conosce e la conoscenza deve essere portata, deve essere alla nostra società, e far conoscere quanto sia a parte interessante e motivante, ma quanto sia estremamente tenace e determinato il ricercatore nella sua costante quotidianità nel poter raggiungere un obiettivo che spesso la nostra ricerca viene identificata in particolare come ricerca di base pura. Invece c'è tutto un altro campo che è quello della ricerca applicata, cioè quindi con i vari trasferimenti tecnologici, ed è qui il ruolo importante anche di conoscenza tra le nostre aziende, tra le nostre imprese. La Regione Lombardia, come sapete, in questa avventura, di questa iniziativa di Tonight ha investito delle risorse, 40.000 euro. Regione Lombardia, per quanto riguarda la ricerca, sta facendo parecchio. Una delle ultime azioni, considerando il fatto che il 75% delle risorse per la ricerca è di provenienza privata, nel programma della nostra decima legislatura c'è questo impegno di raddoppiare quanto viene dedicato e vorrà essere dedicato come PIL alla ricerca. Abbiamo in Lombardia al 1,6%, ma noi addirittura vorremmo arrivare al 3%, ecco, nei prossimi